Oggi è il giorno di Pasqua, sono quasi le 7 di sera e fra pochi minuti finalmente si parte. Destinazione Olanda. Questa sera penso che raggiungeremo il Fernpass per poi domani macinare chilometri tutto il giorno fino ad arrivare alla prima meta, il villaggio di Giethoorn. Nelle prossime settimane pubblicherò diversi video relativi a questo viaggio in Olanda, perciò mi raccomando, non perdeteli. E allora, arrivederci a Giethoorn. Benvenuti a Giethoorn e benvenuti in Olanda. Alla fine, ieri sera ce l'abbiamo fatta, abbiamo fatto più di 300 km, abbiamo superato il Fernpass di 50-60 km. E oggi mi sono sciroppato ben 800 km, infatti sono cotto, ma comunque siamo arrivati a Giethoorn. Alla fine Giethoorn, diciamo dai, facciamo i carini, a Giethoorn il campeggio libero non è proprio ben visto e qua siamo in un'area sosta. Vi lascio nome e coordinate qua sotto, molto bella. Piena zeppa di camper, penso che noi abbiamo preso l'ultimo buco libero che c'era. Allora, adesso, visto che sono quasi le 8, mangiamo un boccone, poi andiamo a fare due passi per Giethoorn e domani mattina andiamo ad esplorarla con le barchette a motore. Anche in camper. Adesso dall'area sosta seguiamo il canale e in 10 minuti raggiungiamo il centro, che è qua alla nostra sinistra, il vecchio centro storico. E lì affittiamo una barchetta a motore, che affittano le barchette a motore elettrico, e andiamo ad esplorare i canali e le case caratteristiche di Giethoorn. Ragazzi, sono le 9 di mattina ed è tutto chiuso, ma io dico andiamo presto, così dopo al mattino facciamo questo giro in barca. E ancora tutto chiuso. Adesso aspettiamo un po' a vedere se riusciamo a affittare queste barchette, intanto giriamo a piedi. Beh ragazzi, ha dell'incredibile, manco se ci fossimo dati l'appuntamento. Siamo qua che stiamo gironzolando per Giethoorn e che abbiamo trovato un mio amico di Trento con la moglie, che anche lui è qua nella stessa area sosta dove siamo noi. Giethoorn si trova a 120 km dalla capitale Amsterdam. La località è piuttosto nota a livello turistico per i suoi canali e ponti, se ne contano ben 176 immersi nel verde che le hanno conferito il soprannome di Venezia dei Paesi Bassi o Venezia Verde. La località venne fondata all'inizio del XIII secolo dalla setta dei flagellanti fuggiti dalle persecuzioni. Il nome originario Giethoorn, che significa corno di capra, si riferiva alle numerose corna di capra selvaggia rinvenute nelle torbiere della zona, le quali sono anche rappresentate nello stemma del villaggio.
fine essere arrivati così presto e non aver potuto affittare la barchetta e aver girato Gjertrun a piedi si è rivelato una cosa positiva alla fine, perché ragazzi c'è pochissima gente oggi per fortuna, perché è martedì e presto la mattina e sembra che tutti quanti arrivino più tardi, perciò ragazzi arrivate presto a Gjertrun e giratela a piedi, perché scoprite degli angoli meravigliosi. Perciò perdetevi nel viuzze di Gjertrun.